Nel 2022 una famiglia con consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui ha speso 1.866 euro per la bolletta nel mercato tutelato, il 64,8% in più rispetto al 2021. Lo ha stimato l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente. A dicembre il rincaro è stato del 23,3% rispetto al mese precedente. L'autorità spiega che nelle prime settimane le quotazioni del gas erano ancora particolarmente elevate, con punte di circa 135 euro a megawattora, prima delle riduzioni di fine mese. Il prezzo della materia prima per i clienti con contratti in condizioni di tutela è stato quindi fissato a 116,6 euro a megawattora, pari alla media dei prezzi rilevati quotidianamente durante tutto il mese. L'ARERA sottolinea che se avesse utilizzato il vecchio metodo di aggiornamento della tariffa su base trimestrale e non mensile, negli ultimi 3 mesi dell'anno il prezzo della materia prima gas avrebbe superato i 240 euro a megawattora. Il metodo adottato dall'autorità ha consentito invece di applicare una tariffa di 78 euro a ottobre e di 91,2 euro a novembre. L'Unione Europea festeggia il 30° anniversario del mercato unico, uno dei maggiori risultati dell'integrazione comunitaria e uno dei suoi principali motori. Istituito il 1° gennaio 1993, il mercato unico consente la libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali nell'Unione Europea. Secondo la Commissione Europea, preservare e rafforzare l'integrità del mercato unico resterà essenziale per consentire all'Europa di rispondere alle nuove sfide in modo coordinato e continuare a sostenere la competitività delle economie europee, anche alla luce del Green Deal europeo. Un quadro normativo per sostenere le transizioni verde e digitale. Il mercato unico contribuisce inoltre a garantire la continua disponibilità di fattori di produzione essenziali per le imprese, tra cui le materie prime critiche e le tecnologie avanzate come i semiconduttori. Il mercato unico prevede anche norme di sicurezza elevate e standard tecnologici che sono diventati un riferimento a livello mondiale. Entrato in vigore il 1° gennaio 1993, in seguito alla firma del Trattato di Maastricht del 1992, inizialmente era composto da 12 paesi dell'Unione. Oggi comprende i 27 stati membri, oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia, mentre la Svizzera vi ha parzialmente accesso. Rivedere i contratti del turismo scolastico fuori dagli appalti ordinari. È questa la richiesta di Fiavet Confcommercio in una lettera al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e al ministro del Turismo Daniela Santanchè. Nell'ambito della riforma del codice degli appalti, Fiavet Confcommercio aveva proposto che gli affidamenti dei viaggi di istruzione fossero inseriti nel novero degli appalti esclusi nei settori ordinari. La richiesta era motivata da diverse criticità emerse nell'ambito delle gare e procedure di affidamento dei viaggi di istruzione, gestite ora in autonomia dagli istituti scolastici. Le peculiarità del pacchetto di viaggio di istruzione sono legate a complesse dinamiche economiche di preacquisizione dei servizi, come ad esempio i biglietti aerei delle compagnie low cost, che di solito le istituzioni scolastiche richiedono nelle offerte di gara per economizzare i costi dei viaggi e che gli operatori acquistano preventivamente con tariffe non rimborsabili. Spesso sorgono problemi quando, come accade frequentemente, l'elenco dei partecipanti varia successivamente, creando per le scuole difficoltà nel riconoscere le peculiarità dell'organizzazione del viaggio di istruzione. Sono circa 1.000 le agenzie di viaggi italiane che propongono viaggi di istruzione nella loro offerta. Il fatturato stimato è intorno ai 3 miliardi di euro l'anno nel 2019, con un comparto che occupa circa 8.000 lavoratori diretti e 40.000 indiretti se si considera l'intera filiera. Il decreto legislativo è ora al vaglio delle commissioni parlamentari per poi riapprodare in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva. Dal 1° gennaio la misura degli interessi legali, quelli dovuti allo Stato quando si chiede una rateizzazione, è passata dall'1% al 5%, un costo ulteriormente notevole a carico dei contribuenti, ma comunque dovuto al fatto che l'inflazione nel 2022 ha superato il 10%.